Perché mercato italiano in musica e posizione per me è numero uno. La Cina, si sa, è un grandissimo paese che guarda l'Italia come un modello insuperato per quanto riguarda la cultura e soprattutto la musica. Di qui il progetto concreto di Daniel Espen, compositore e pianista bresciano, che insieme ad un amico cantante d'opera e imprenditore cinese, Franco Yu Wenye, ha aperto a Guangzhou il Barbacini Opera Studio, Barbacini Art in the Clouds, una scuola che vuole formare alla musica ad alto livello i giovani del posto. Per poterli fare l'esame di ammissione nei vari conservatori italiani, tra cui vogliamo appunto stringere rapporti anche col conservatorio di Brescia, per permettergli appunto di venire a studiare in Italia. L'inaugurazione è avvenuta pochi giorni fa alla presenza del console generale d'Italia a Canton, Lucia Pasqualini. La scuola può già contare su due sedi principali a Guangzhou, una delle città più ricche della Cina, ed 11 punti di contatto per gli studenti, ma attualmente sono già in costruzione altri due studi a Shenzhen, altra metropoli del Guangdong. Fondamentale il supporto di Franco, cantante d'opera che ha studiato 8 anni in Italia e che da 13 anni insegna musica e che è anche imprenditore. Adesso ho quasi 100 studenti, 100 studenti, e poi ogni anno iscrizione per fare ammissione in Italia, forse 30, così fare biennio, anche fare triennio, fare tutto. Ci sono dei ragazzi studiare cantante, cantare e poi pianoforte. Un ponte, quello culturale e musicale, che potrebbe anche diventare economico. Potrebbe essere una bellissima occasione per Brescia per fare in modo che magari anche gli imprenditori di Brescia possano stringere connessioni qua con la Cina, con il Guangdong, che è la provincia più ricca di questo paese, e spero che questa possa portare nuova linfa di ricchezza economica anche alla nostra città.